alla morte, per noi alla morte, l'Italia siamo felici! È bellissima Giorgia! Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sarò breve perché sono stata 3 minuti seduta al sole dove siete voi e ho avuto grande pena. Per cui intanto cominciamo con un siete caldi. Sono stata 3 minuti, mi sono praticamente squagliata. Però il fatto che siate qui a quest'ora sotto il sole, che ci siate aspettando già da un po', è un altro tassello nel racconto dell'entusiasmo che c'è attorno a Fratelli d'Italia su tutto il territorio nazionale. Io non mi sono mai fermata in quest'estate, ho girato tutto il territorio nazionale, ovunque siamo andati. Ci accorgiamo di come raccogliamo oggi i frutti di un lungo lavoro di costanza, di coerenza, di sacrificio, di concretezza, di visione e di capacità di vivere la politica come una missione per i propri cittadini e non come uno strumento per arricchire se stessi, come accade per noi. Oggi quella differenza si percepisce, raccogliamo quei frutti, li raccoglie Fratelli d'Italia su questo territorio. Ovviamente voglio ringraziare tutta la classe dirigente, voglio fare un grande in bocca al lupo personale a tutti i candidati che ci sono nella nostra lista, perché noi siamo abituati a fare le liste e a esprimere i nostri rappresentanti non con i nomi altisonanti, buoni per i titoli dei giornali, non come i passanti, con i passanti votati sul blog di Casaleggio con 12 voti sulla piattaforma. Noi prendiamo persone che si sono misurate e che hanno dimostrato il loro merito, perché non è vero che uno vale uno, come hanno tentato di raccontare i 5 Stelle. Uno non vale uno. Se prendi un passante e lo metti a fare il ministro, ti ritrovi con istituzioni che non sono in grado di dare risposte. Per cui noi abbiamo la pretesa di avere una classe dirigente che sia competente, che abbia scelto di misurarsi e di dimostrare la propria capacità, e i risultati si vedono. Guardate che non è un caso se qui si vota in 6 regioni, e di queste 6 regioni nelle quali si vota, le uniche 2 che sono date per riconfermate certe sono le 2 regioni amministrate dal centrodestra, cioè esattamente la Liguria e il Veneto, mentre le altre 4 governate dalla sinistra sono tutte contendibili, e l'unica che non sembra contendibile, ma lo è, cioè la Campania, è amministrata e governata da un signore che passa le sue giornate a insultare il Partito Democratico, perché sa che pure lì, se dici che sei del Partito Democratico, non ti votano. Bruciatelo vivo a De Luca. Che significa? Significa banalmente intanto che è chiaro dove vogliono andare i cittadini e non vi fate prendere in giro. Queste elezioni regionali sono anche un test nazionale, certo. E il test nazionale sono proprio le elezioni regionali, mica il referendum. Perché è facile per i 5 Stelle dire, provare a dire, no, il test sul governo e il referendum, ma come? La legge sul taglio dei parlamentari è stata votata con i voti di gente che oggi è al governo e di gente che oggi è all'opposizione. Fratelli d'Italia l'ha sempre votata. L'abbiamo votata perché condividiamo il principio, l'abbiamo votata perché siamo persone che non fanno tatticismo, e quindi è una legge, diciamo, trasversale alla maggioranza e all'opposizione, mentre mi corre l'obbligo di ricordare ai signori della maggioranza di governo che per esempio il PD, che oggi è al governo, quella proposta non l'ha mai votata. Il test sul governo non è il referendum, troppo facile. Il test sul governo sono le elezioni regionali, e le elezioni regionali diranno ancora una volta che gli italiani si vogliono liberare di questo governo nazionale, e gli italiani stanno da un'altra parte. E ci sono, e le abbiamo rappresentate plasticamente proprio in una regione come questa. Ripeto, io non voglio essere lunga, ma cioè, questa è la regione nella quale in 2 anni noi abbiamo visto la ricostruzione del ponte di Genova, abbiamo dimostrato alcune cose importanti, e cioè che la burocrazia si può combattere, e cioè che l'Italia non vuole rinunciare ad essere quella nazione capace di costruire 2000 anni fa ponti che stanno ancora in piedi in 10 giorni. E oggi invece pare che non riusciamo più a costruire niente, e invece abbiamo dimostrato che si può fare ancora, in modo efficace, in modo veloce. Ecco, noi siamo questo. Dall'altra parte abbiamo un governo nazionale. Ieri il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha messo un tweet per avvertirci che è stata istituita una commissione. Funziona? Sì. Che è stata istituita una commissione, attenzione, per capire come passare da una parte all'altra dello stretto di Messina. Fermi. Con i monopatti. Dice col ponte? Dice no, con la ciclabile. E ci hanno fatto pure la commissione.
tema di come del trasporto scolastico, dicendo che gli studenti che vanno a scuola insieme sono affetti stabili. E ci hanno pensato per settimane! Queste sono le persone che stanno al governo della nazione. Però da una parte c'è la concretezza, la capacità di dare risposte più che di parlare, di dimostrare quello che si sa fare, e dall'altra c'è chi parla, e devo dire parla anche un pochino a vanvera, perché lo abbiamo visto in questi giorni, magari proprio sulla scuola. Qui noi ci pregiamo di avere un assessore regionale che nella giunta Toti ha per esempio previsto per il personale ATA che non prendeva lo stipendio da marzo nelle scuole la possibilità di avere un contributo da parte della regione, perché ci occupiamo di chi lavora. Dall'altra parte le scuole devono riaprire tra 10 giorni, ancora non si capisce quali debbano essere le norme, le prescrizioni, forse qualcuno sperava di non doverle riaprire per non far vedere che non aveva uno straccio di idea su come riaprire in sicurezza, come hanno fatto in tutto il resto dell'uomo. Il nostro capacissimo ministro dell'istruzione ha avuto come massima idea quella di spendere qualche centinaio di milioni di euro per degli utilissimi banchi a rotelle con i quali i ragazzi potranno fare l'autoscontro all'interno delle classi, perché questo è quello che accade quando prendi un passante e lo metti a fare il ministro. Accade che quello non sa di cosa stia parlando e i risultati purtroppo non ricadono su quella classe politica. I drammi ricadono sulle milioni di famiglie che oggi hanno il panico che le scuole non riaprono, che comunque se riaprono e quando riaprono non sanno con quali prescrizioni e con quali regole riapriranno. Sono le differenze che abbiamo visto ogni giorno. Da una parte noi che abbiamo lavorato anche in questi mesi di Covid per sostenere il tessuto produttivo, industriale, imprenditoriale, con una visione, perché l'Italia nel mondo della globalizzazione deve per forza investire su quello che è il marchio, sulle sue specificità, sulla sua identità, sul turismo, sull'artigianato, sul suo commercio di prossimità, su tutto quello che riguarda i suoi prodotti d'eccellenza, sull'agricoltura. Noi abbiamo una visione su questo, l'abbiamo dimostrato anche qui in Liguria, lo abbiamo dimostrato cercando di sostenere il settore turistico, lo abbiamo dimostrato quando sul lavoro abbiamo tagliato le tasse sul costo del lavoro stagionale per consentire non solo al comparto turistico ma a tanti altri comparti di poter in questa fase affrontare il Covid, e facevamo altre battaglie a livello nazionale chiedendo di sospendere il decreto dignità, chiedendo di reintrodurre i voucher, chiedendo di dare il segnale alle imprese che se tu resisti non ci sarà uno Stato che fa di tutto per farti chiudere, ma ci sarà uno Stato che fa di tutto per farti sopravvivere, perché non se ne può più di avere una politica, non se ne può più di avere una politica che considera la ricchezza guadagnata qualcosa da colpire, per cui se tu ti rimbocchi le maniche, lavori, ti sacrifichi e produci ricchezza sei un nemico, però poi invece se stai a casa senza fare niente invece ti paghiamo col reddito di cittadinanza. Brava! Noi vogliamo sostenere chi lavora e premiare chi lavora, noi vogliamo la dignità del lavoro per i nostri cittadini, noi non vogliamo una politica che sta a guardare e che tollera solo chi campa di reddito o di sussistenza solo perché dipendono dalla politica, perché quello è il principio: chi vive di rendita e chi vive di assistenza alla fine dipende dalla politica, chi vive di lavoro no, ed è questo che a loro non va giù, ed è per questo che noi vogliamo costruire un'Italia nella quale le persone abbiano sulla base del loro lavoro e sulla base dei loro sacrifici il merito. È quello che abbiamo sempre difeso e lo abbiamo dimostrato, ripeto, io potrei, se non mi faceste pena, stare qui per terra. Sei bellissima, Giorgia! Grazie per il bellissima, ti voglio bene, poi dopo ti do quei 50 euro il tavolo. Io vi terrei qui ora a parlare delle decine di proposte che abbiamo fatto per aiutare le imprese anche durante il periodo del Covid, per sostenere chi sopravvive, perché vedete, il dato che a me spaventa più di tutti è quello che dice che il 38,9% delle aziende italiane rischia di non sopravvivere. È il dato più spaventoso perché? Perché noi ci dobbiamo ricordare che lo Stato non crea ricchezza. Lo Stato può decidere come redistribuire una ricchezza che viene creata, ma quella ricchezza la creano le imprese. Se quelle imprese chiudono, noi siamo spacciati. Le abbiamo provate tutte, abbiamo chiesto di togliere i vincoli, abbiamo chiesto di considerare gli anni fiscali 2019-2020 come un unico anno
come un unico anno fiscale perché si potessero compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020. Abbiamo chiesto che per chi aveva avuto una contrazione del fatturato si potesse trattenere l'IVA sulle nuove fatture fino a 100.000 euro per il 50%. Abbiamo fatto proposte, non è stata approvata neanche una, perché loro avevano altre priorità. Il bonus monopattino. Il bonus monopattino. Andiamo, ti vogliamo bene. Poi dice in Europa non ci rispettano. In Europa non ci rispettano perché voi populisti, voi sovranisti. No, in Europa non ci rispettano perché non è che per capire se mentre il 40% delle tue imprese sta chiudendo tu spendi 140 milioni di euro per i monopattini sei un matto e non te meriti niente. Lo penso pure io che sono italianissima, mica bisogna essere tedeschi, siete voi che non ci fate rispettare da nessuna parte con le vostre surreali idee e proposte. Ed è andato tutto così. Noi siamo quelli che qui vedo la spiaggia, ho grande davvero invidia per i signori col costume da bagno che possono poi andarsi a buttare in acqua, non rischio di buttarmici anche io vestita e anche voi immagino, però voglio dire, qui abbiamo questa risorsa straordinaria che è il mare in Italia, è una delle nostre più grandi infrastrutture, non l'abbiamo mai considerata tale. Una delle proposte di Fratelli d'Italia è l'istituzione del Ministero del Mare, quindi turismo, pesca, infrastruttura portuale. Mi pare normale che le merci che arrivano dall'est preferiscono circumnavigare l'Europa e andare a Amsterdam, a Rotterdam, perché con le infrastrutture interne italiane ci vuole molto di più ad arrivare, se si arriva nei porti italiani. È una follia, noi perdiamo 70 miliardi di euro l'anno solo per questa ragione. Esatto, è di lavoro. L'infrastruttura, non mi dire niente della Bolkestein, tu sai che noi siamo mobilitatissimi da sempre, anche lì, insomma, non ci entro per ragioni di tempo, ma una grande battaglia che ha fatto Fratelli d'Italia in difesa di decine di migliaia di aziende italiane che hanno investito per generazioni e che adesso si vorrebbero espropriare per dare anche questo in mano alle grandi concentrazioni economiche, perché il gioco dell'Europa insieme alla sinistra è quello di espropriare tutto il piccolo, la prossimità, tutto quello che è soprattutto difesa dell'interesse italiano e metterlo in mano alle grandi concentrazioni economiche, e quindi abbiamo fatto anche queste battaglie. Però dicevo, il tema del mare, da una parte voi avete un partito, Fratelli d'Italia, che propone l'istituzione di un Ministero del Mare che quindi metta al centro questa grande infrastruttura, diciamo tra virgolette, che è rappresentata dal mare, e dall'altra abbiamo la sinistra, che voi ve la ricordate bene, perché esprime, a noi abbiamo mandato alla Commissione Europea, guarda un po', un signore famoso, Paolo Gentiloni, perché quando era ministro degli esteri ha tentato di regalare un pezzo di mare ligure, diciamo, al largo della Liguria ai francesi, pescoso con gli idrocarburi, dice, senza motivo. Poi quando mandano Paolo Gentiloni a fare il commissario europeo, i francesi dicono, ammazza, bravo Paolo Gentiloni, ti credo, lo direi pure io. Siamo noi italiani che non si è capito perché dovremmo considerarla una buona notizia, visto che c'è gente che si svende pezzi di mare italiano pescoso con gli idrocarburi, giusto? Allora, sono differenze fondamentali. Noi siamo sempre dalla parte dell'Italia, siamo sempre dalla parte del nostro lavoro, della nostra identità, delle nostre aziende. Siamo sempre per la difesa dei nostri confini e per il rispetto delle regole. Chiudo su questo davvero, altrimenti penso che vi suiciderete. Quando abbiamo tentato di aiutare gli operatori dell'agricoltura, noi siamo stati il primo partito, lo dico in una regione che ha una forte vocazione agricola, quando abbiamo tentato di fare per primi le proposte per aiutare la raccolta nel periodo del lockdown, nostra prima proposta risale al 13 di marzo, 4 giorni dopo il lockdown, chiedemmo i voucher, la reintroduzione dei voucher per consentire agli agricoltori di trovare una soluzione, e i corridoi verdi, cioè la possibilità di consentire a immigrati regolari che ogni anno sono protagonisti della raccolta agricola in Italia di venire comunque in Italia per poter fare la raccolta e poi tornare a casa loro come fanno ogni anno. Immigrati che rispettano le nostre regole, che con quel lavoro mantengono le loro famiglie, che aspettano ogni anno che l'Italia dia il via, che fanno la raccolta, che sono preparati e formati per questo e poi tornano a casa. Ci hanno detto di no. Ministro Bellanova disse di no alla proposta dei voucher e alla proposta dei corridoi verdi. Sapete perché? Perché il tema dell'agricoltura serviva come scusa per fare una sanatoria indiscriminata di immigrati clandestini che non c'entravano niente con l'agricoltura e con il lavoro.
trovo intollerabile che in quello che si chiama decreto rilancio tu stia lì a preoccuparti, invece di rilanciare le aziende italiane, di rilanciare gli scafisti, che sono l'unica attività che è stata veramente rilanciata con il decreto rilancio. Punto secondo, è scandaloso che questo Stato dica ai migrati che entrano regolarmente, che rispettano le nostre regole, per venire qui a lavorare, che perderanno quel lavoro per aver rispettato le regole e che il loro lavoro andrà a gente che è entrata irregolarmente sul nostro territorio nazionale. È uno scandalo! Come pensiamo di farci rispettare nel mondo con queste regole e questi principi? È tutto scandaloso, ma del resto voi lo sapete bene, perché scusate, ma sti droni con cui gli elicotteri con cui rincorrevamo gli italiani sulla spiaggia a Pasquetta, com'è che adesso i droni e gli elicotteri non ci stanno più quando decine di immigrati clandestini positivi al Covid scappano dai centri d'accoglienza e se ne vanno a zonzo? Com'è che non ci sono? Perché non si può negare che ci sia un nesso tra questa gestione vergognosa dell'immigrazione clandestina, questa furia immigrazionista per cui gli immigrati clandestini che entrano da noi e violano i confini non puoi chiedere neanche di fare la quarantena come lo hai imposto a tutti gli italiani. Non si può negare che ci sia un nesso tra questo e l'aumento dei contagi. C'è un nesso, signori, e lo diciamo noi proprio perché non siamo negazionisti, perché un'altra cosa pure la voglio dire, questa storia che ci sarebbe una destra irresponsabile negazionista e una sinistra responsabile che ha affrontato il Covid è un'idiozia. Eravamo noi a chiedere la quarantena per chi rientrava dalla Cina quando quel fenomeno di Zingaretti andava a fare gli aperitivi a Milano dicendo che l'unico virus era il fascismo. Eravamo noi che chiedevamo le mascherine e gli respiratori quando Di Maio mandava le mascherine e gli respiratori in Cina. Eravamo noi, per cui silenzio signori, silenzio e rispetto. Siete stati voi a essere i veri negazionisti del virus e siete voi che usate il virus a vostro piacimento. Perché chiudo davvero e mi sto zitta e me ne vado. No, no, me ne vado, se volete rimango, no. Ma chiudo perché potete scappare a Londra. Scusate, ma in Italia c'è un'emergenza o non c'è un'emergenza? Bisogna decidersi. Hanno chiesto la proroga dello stato d'emergenza fino a ottobre. Unico paese in Europa. Anche lì con conseguenze che sono gravissime, perché ovviamente se tu dici quando si apre la stagione turistica che sei l'unica nazione d'Europa che ha ancora l'emergenza, mentre la Spagna, la Grecia, la Croazia non ce l'hanno, dove andranno quei pochi turisti internazionali che si muovono? E se io dovessi voler investire in Italia, secondo voi investirò in una nazione che mi dice che è l'unica in Europa ad avere ancora lo stato d'emergenza? E se io fossi uno di quegli imprenditori o commercianti indeciso se riaprire la mia attività oppure no, la riapro nel momento in cui mi dite che siamo ancora in emergenza? No! Quindi, anche lì un'altra botta pesantissima alla nostra economia perché eravamo in emergenza. Siamo in emergenza fino al 15 ottobre. Signori, scusate, ma se stiamo in emergenza, com'è che la sinistra e il Parlamento si stanno occupando della legge elettorale e non di affrontare l'emergenza? Brava, che si stanno ridisegnando un'altra legge elettorale uscita addosso per provare a fregare gli italiani anche quando gli italiani non vogliono votare? Com'è possibile? Perché se c'è un'emergenza abbiamo altre priorità, mi sbaglio? Ma è tutto così, è tutto utilizzato a loro uso e consumo. Allora voi avete una grande occasione. 20-21 settembre, confermiamo Giovanni Todi che ha fatto un buon lavoro in questi anni, facciamo crescere Fratelli d'Italia che non va tradito mai, è un partito nel quale non c'è trucco e non c'è inganno, piaccia o non piaccia, quello è e quello rimane. E mentre facciamo queste due belle cose, il 20 e il 21 di settembre mandiamo pure a casa Giuseppe Conte. Yeah!